Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare del nuovo evento. Nuovo evento del Blitzrad che ovviamente si presenta a noi con le difficoltà massime di X1 ed X2 in attesa di quelle che saranno successivamente probabilmente X3 Crash. O direttamente solo Crash, ma credo che un X3 sarà presente. Detto ciò, sono due difficoltà che comunque sono decisamente affrontabili per chi ha comunque un account vissuto, mettiamola così, quindi senza la necessità di dover fare strategie particolari se ovviamente possiede i personaggi e le armi giuste. Oggi vi farò vedere il mio setup con il quale ho completato sia la X1 che la X2 praticamente in auto, senza bisogno di dover muovere neanche un muscolo, in modo tale da poter aiutare magari coloro che effettivamente, anche se non so ormai quanti siano i giocatori che effettivamente hanno bisogno di queste guide, però ripeto, io le farò comunque a prescindere, anche per aiutare giocatori magari nuovi che hanno appena iniziato e che quindi vogliono vedere effettivamente la risoluzione di questi eventi. Ovviamente X1 ed X2, vi ripeto, fatti con lo stesso setup, che in questo caso è il seguente, dove non ho nessuno con vestito Arcanum Aqua, ovviamente non possiedo neanche il costume da marinaretto di Cloud, che possedeva un Water Mastery che poteva in un modo o nell'altro forse anche salvarmi tra virgolette, cosa che invece non possiedo. Possiedo però il costume del nuovo crossover che mi consente di incrementare le abilità fisiche, quindi da un lato diciamo che effettivamente posso sfruttare quello. Ovviamente Matt, che è imprescindibile ormai praticamente dal mio team, non riesco a farne a meno. Matt ormai riesce veramente a fare tutto. Gli manca un'arma come Eris che buffi praticamente tutti, e dopodiché possiamo chiudere la saracinesca e mandare tutti quanti al bar per prendersi un caffè. Mentre invece Zack dall'altro lato invece è molto buona la mia Black Whiskers, addirittura ad Overboost 7, quindi perfetta in ogni situazione, soprattutto in questa situazione, e poi una Twinkling Star giusto per debuffare dal punto di vista magico il mio avversario, anche se non ce ne sarà bisogno. Matt invece vado con Siringa e Brambled Spine per ovviamente buffare l'attacco fisico e proteggermi dal punto di vista magico fisico in un colpo solo. Veramente Siringa più costume di Matt da medico, boh, per me rimangono un must have in modo allucinante, letteralmente allucinante. Infatti la Siringa molto probabilmente sarà una prossima arma da mettere in wishlist per poterla potenziare ancora di più. E poi invece Cloud invece con Maritim Sword, che è Overboost 4 praticamente da inizio gioco, e poi la nuova arma crossover, sempre Overboost 4, proprio per diciamo migliorare Cloud in generale. Summon di Leviathan per Cloud, perché è il DPS per eccellenza acqua in questo caso, mentre invece Zac ha una limit normale classica, anche perché appunto abbiamo una skin che mi consente di fare più danno fisico, ma soprattutto di prolungare la durata dei buff che andiamo ovviamente ad infliggere al nostro avversario, quindi per diciamo aumentare la durata del water resist down, che effettivamente è comodo per i miei interessi. Come setup in generale, ovviamente abbiamo Cloud con quasi 12.000 HP, 4.500 punti in attacco, molto molto buono, boost fisico al massimo, boost water addirittura al 6, e boost ability physical 3, e poi il physical ability mastery che si va a sommare
per darmi comunque un buon riferimento per il danno offensivo di Cloud. Le materie, al solito, lasciatele perdere perché sono solo lì per boostare le mie statistiche. Sub Weapon, invece, abbiamo praticamente tutte armi che aumentano il mio boost acqua, che ne ho diverse, effettivamente. Ho l'ascia di Glenn molto buona per HP acqua, il collare di Red attacco magico fisico acqua, anche questa molto 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 buona, e poi ho inserito una Killer Hornet di Matt per incrementare l'attacco fisico e l'abilità fisica, dato che non avevo ancora maxato il boost fisico, invece così riesco praticamente a maxarlo. Matt invece ho tutte sub weapon che mi permettono di estendere i buff debuff, quindi aumentare la mia difesa ed estendere la durata della mia difesa. Ovviamente healing come primo, diciamo, come primo target, anche perché gli HP lui, diciamo, grazie soprattutto alla skin che mi dà 15 punti in HP, mi consente di essere praticamente già altissimo come HP di base. E poi, piccola ormai tradizione che faccio su ogni build, in questo caso ho messo l'arma di Cloud sempre tra le sub weapon proprio per dare un boost fisico a tutti quanti i personaggi presenti all'interno del team. Come statistiche, 12.000 HP quasi, 2.500 di healing, che a me sta benissimo, sinceramente sta benissimo. Ovviamente aumentando gli overboost aumenterà anche il healing, arriverò probabilmente a 3000 un giorno, chissà, però direi che va assolutamente bene. 2005 sono validissimi come boost di healing. Mentre invece per quanto riguarda Zac, anche lui molto alto in HP, grazie sia alla Twinkling Star, sia anche grazie alla skin, no, alla skin no, scusatemi, che non ha HP, anzi no, si boost HP, mi ricordavo boost fisico, quindi in realtà anche grazie alla skin, quindi 12.289 HP che sono decisamente alti e vanno benissimo in questo caso. E poi abbiamo una Black Whiskers che mi consente di abbassare le difese e la resistenza acqua, quindi molto comoda. La Twinkling che tecnicamente mi serviva o mi serve fondamentalmente per abbassare l'attacco magico, anche se ripeto non l'ho mai utilizzata. E poi come sub-weapon abbiamo praticamente un misto fritto. Abbiamo un misto fritto perché ho la Orthodox di Matt che mi aumenta HP e Boost Water, anche se con lui comunque il Boost Water ce l'ho di livello 5, che non è male, però non è neanche così alto. E poi la Ceremonial che mi consente di maxare il boost fisico e l'ability fisica. E poi una Ultimatic di Glenn per darmi un po' di attacco magico fisico e abilità fisica, dato che comunque avevo già massimizzato il boost in attacco fisico. Non avevo altre armi per boostare il water se non solo tramite HP, e sinceramente va bene, cioè già 12.000 HP sono, penso, più che sufficienti, non ho bisogno di avere altri HP, quindi ho detto mettiamo un'arma generica che mi consente di aumentare gli attacchi in generale, e in più mi dà anche un po' di ability bonus che ovviamente con il Vuotera a 3 ATB è comunque comodo. E detto ciò, questo è il mio setup, ripeto, un setup molto facile per chi gioca da tempo e quindi ha la possibilità di avere queste armi. Chi invece gioca da meno tempo, ovviamente pullerà sul banner con Sephiroth e avrà la possibilità di riuscire a governare il tutto tramite Sephiroth. Detto ciò, io vi lascio le run, che sono veramente, durano 2 secondi, specialmente in auto, quindi le lascio giusto per una sorta di, come dire, una sorta di, non so, allungare il brodo probabilmente. Ma detto questo, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Let's go.
敵交戦する。